Cari amiche e cari amici, buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Derby d'Italia, una trasmissione pensata da chi ama il calcio per voi che amate il calcio. Oggi è San Biagio e dalle mie parti si mangia il panettone, una fetta del panettone che è avanzato a Natale, perché si dice che mangiare il panettone oggi toglie un po' tutti i malanni che l'inverno si porta con sé, quindi mal di gola, eccetera, eccetera. Ma oggi soprattutto è vigilia, o meglio antivigilia, del derby della Madonnina, questa meravigliosa partita che da sempre appassiona i tifosi di Milano, ma non solo, eh. Parleremo di questo, ma non solo di questo. Io intanto mi sono attrezzato con le maglie di Nick Pierald-Barella e di Maverick Tonali. Buttate il telecomando perché dopo la sigla si parte e abbiamo già un ospite importantissimo. L'avrete sicuramente già riconosciuto, Filippo Galli, bandiera del Milan, di Lidl, di Sacchi, di Capello. Buttate il telecomando perché sarà una puntata incredibile. Sigla. Buonasera, buonasera, eccoci qua, finalmente ritorniamo alla puntata standard nostra del venerdì sera, e questa sera ci attende il pre-derby, il derby della Madonnina, per cui sarà principalmente incentrata su questo discorso, con la partecipazione di Filippo Galli fino alle 9:30, 10:20 come al massimo. Poi ci sarà uno scambio di maglie, entrerà Nazareno Canuti. E anche lui ci dirà un po' le sue impressioni, i suoi aneddoti e tutto quanto. Poi parleremo un attimino delle semifinali di Coppa Italia, il solito campionato degli altri, però principalmente statistiche sui nostri due ospiti e soprattutto alla fine, poi noi ci sbizzarriremo attraverso Fabio con le statistiche del campionato, la giornata e soprattutto quelle relative al derby Inter Milan. Per cui subito presentiamo i partecipanti, come Fabio. Fabio, a te subito. Allora, innanzitutto una buona trasmissione a tutti. Oggi ci pregiamo di avere due arcigni stopper della storia del nostro campionato, per cui sarà una difesa di ferro, quindi fiato alle trombe per gli attacchi contro difensori di questo calibro. Non ci lasciate. Grazie, grazie Fabio. Dai Filippo, subito lasciamo la parola a te, che poi lasceremo quasi sempre la parola a te perché la prima Beh, parte ma della mi lasciate la parola, trasmissione. ma mi fate qualche domanda? Io Sì, ringrazio a voi no, domande, dell'invito di domande, essere qua domande, stasera con voi domande, e con gli ascoltatori. Quindi c'è un derby, come sappiamo, è una partita assume un valore particolare per Milano e non solo per i tifosi rossoneri e nerazzurri. Vediamo come arrivano un po' le due squadre. Credo che stasera l'argomento sarà un po' questo, ma credo non Certo. solo questo, insomma. Quindi a voi, aspetto a voi fare delle domande e io spero Certo. di saper rispondere e di poter rispondere. Benissimo, benissimo, benissimo. Niente, Davide, a te, insomma, come No, anzi, cominciamo? Ah, comincio io una domanda, vai, una vai, 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 curiosità. Filippo, vai. Davide Seven Pollastri. Seven sta, ok, per sette, ma c'è una ragione particolare È il per mio la numero chiesto. fortunato, è il mio Ah, numero ok, perfetto. fortunato. No, pensavo Perché ti io ispirassi da a giovane Gibbs. sono stato anche rapper, eh. Ho Ah, fatto well. musica rap e Seven era il mio nome d'arte. Ok, Tutto qua. chiedo scusa, Poi è chiedo scusa. diventato No, no, ci Juventino, poi è mancherebbe. diventato Juventino e da lì il tracollo. Ah, sei un gobbetto tu, sei un Sono gobbetto, Gobbetto, tifoso del bene. Monza. Più che altro Monza, Ok, Monza, adesso bene, Monza. bene, bene, va Perfetto. bene.
Allora, Davide, niente, cominciamo subito con il menu, secondo Andiamo me, col e menù. poi con la scheda di Perfetto. Filippo, poi cominciamo la discussione. Andiamo a Vai. vedere cosa propone lo chef questa sera. Eccoci qua, cosa propone lo chef? Inter Milan, il derby della Madonnina in numeri. A tu per tu con Nazareno Canuti e Filippo Galli. La chiusura del mercato d'inverno, brividi in Serie A. E infine, giusto per non farci mancare niente, uno sguardo furtivo ai campionati degli altri. Vediamo la situazione in Serie A che tornerà domani alle ore 15 con Cremonese-Lecce. Cremonese che ha buttato fuori la Roma dalla Coppa Italia, è incredibile. Cremonese in semifinale di Coppa Italia dopo 36 anni. Era dall'86-87 che non raggiungeva questo traguardo. All'ora dello spritz, Roma-Empoli, all'ora di cena, Sassuolo-Atalanta. Domenica si torna in campo, Spezia-Napoli all'ora di pranzo, Torino-Udinese alle 15, Fiorentina-Bologna, il derby dell'Appennino all'ora dello spritz, Inter-Milan, il derby della Madonnina all'ora di cena. Si gioca anche lunedì all'ora dello spritz, Verona-Lazio all'ora di cena, Monza-Sampdoria e si gioca anche martedì, Salernitana-Juventus, all'andata successe di tutto. Classifica che vede il Napoli in fuga a più 13 sull'Inter. Via via tutte le altre. Velocemente un occhio al campionato cadetto, dove è il Frosinone a fare da fuggitivo inseguito dal Genoa, che è una squadra molto simpatica, molto amata. Al terzo posto la regina del nostro amico Gius Vavranca. A te, Carlo. Ok, perfetto, niente, dai, lascio subito la parola a Fabio perché qui c'è la scheda di Filippo e poi cominciamo la discussione. Vai, Fabio. Ok, allora passiamo a presentare Filippo Galli, che tutti i tifosi milanisti hanno nel cuore, e vediamo un po' la sua carriera. Ecco, allora, na nasce a Monza il 19 maggio del 1963. La carriera si svolge principalmente nel Milan dal 1981-82 al 96-97. Le presenze sono 261 in Serie A, di cui 132 in casa. I minuti giocati sono 21.076, 31 volte è subentrato, 14 volte in casa, 12 volte invece è stato sostituito, di cui 2 volte in casa. Per 93 partite è rimasto in panchina, di cui 44 in casa. Ha ottenuto 113 vittorie, di cui 73 in casa, 91 pareggi, 38 in casa e 57 sconfitte, 21 in casa. Ha segnato 4 reti, 3 in casa, 5 espulsioni, 3 in casa. L'esordio è avvenuto il 18-9 del 1983 in un Milan-Verona 4-2. L'ultima partita, il 17 giugno del 2001, ma vestiva la maglia del Brescia in Brescia-Bari 3-1, mentre la prima rete è stata realizzata il 15 gennaio del 1984 in un Milan-Avellino 1-0. È proprio la partita in cui Galli segnò la prima rete in Serie A, la prima delle sue quattro reti. Fu un colpo di testa, così infatti la Gazzetta intitola così al 69esimo: Filippo Galli ha imitato Carletto Galli, centravanti storico dei colori rossoneri. E poi ci sono anche gli applausi azzurri per Galli. Questo ragazzo farà strada, e la strada va fatta certamente. A posto Fabio? Sì, io ho finito. Occhio! Bene, bene, niente Filippo, dai, raccontaci un po', perché io mi ricordavo tu titolare come centro, come stopper, come dice anche Colovati, stopper del Milan, poi è entrato un po' come
Costa Curta, per cui c'è stato una specie di scambio di consegne. Non so, Sacchi preferiva più Costa Curta per l'impostazione del gioco, tu eri più difensore. È sempre stato un dubbio che non sono Beh, riuscito a togliere. No, non so quali fossero le ragioni per cui ecco. Sacchi fece determinate scelte. Quello che posso dire io, che il primo campionato con Sacchi, e venivo da già quattro campionati, se non vado errato, 83-84, sì, quattro campionati con Castagnier, con Lidolm, che poi venne esonerato e quindi la guida venne presa da Capello e da mister Galbiati ancora in precedenza. Galbiati, sì. E quindi io poi giocai 30 partite su 30 nel campionato 87-88, le ultime quattro partite avevo un problema al ginocchio, al tendine rotuleo, e anche avevo un neuroma di Morton, tra l'altro, abbiamo visto a spiegare cosa sia sotto la pianta del piede, e tenni duro per giocare le ultime quattro partite in modo da fare 30 su 30. Poi venni operato e da lì chiaramente con l'operazione stetti fuori qualche mese, ma al di là di quello poi Costa Curta si fece trovare pronto e quindi prese il mio posto. Io diciamo passai da essere il titolare ad uno dei 18, dei 20, quelli che erano allora i giocatori che facevano parte della rosa, ecco. Quindi io assolutamente ho preso atto, no? Prendevo atto delle scelte, ma ho cercato sempre di allenarmi come se dovessi giocare la domenica o il mercoledì, visto che poi avevamo anche le coppe. Credo che questa sia stata una delle mie peculiarità, uno, diciamo, dei miei punti di forza, perché poi quando accadeva che dovevo essere chiamato in causa, insomma, non sono io, cioè lo dico adesso stasera, ma lo erano poi, come posso dire, ciò che dicevano i tecnici e ciò che dicevano e che scrivevano anche i giornalisti, diciamo che sapevo sempre rispondere presente o quasi sempre, insomma. Ecco. Quindi è andata così, però non ho nessun rimpianto. Ho avuto diversi infortuni durante la mia carriera, ho fatto 7 operazioni, tanto per capirci, tra ginocchia e perone, quindi niente, però sono contento. Insomma. Sì, Filippo, poi c'era quello zoccolo duro, perché poi gli stranieri erano solo 3, e sappiamo chi erano da parte vostra, e sappiamo quelli dell'Inter chi erano, però poi c'era lo zoccolo duro addirittura di giocatori lombardi. Avevate un sacco di giocatori lombardi, allora, non di sono italiani? Giocatori... Beh, eravamo all'inizio, gli stranieri potevano essere solo 2, poi è arrivato il terzo e noi i primi stranieri furono Blissett e Gerets quando io giocavo. Dopo Blissett e Gerets arrivarono Atley e Wilkins, e poi con Arrigo Sacchi, con l'arrivo della presidenza Berlusconi, arrivarono Van Basten e Gullit prima, e poi il terzo successivamente fu Rijkaard. Per dire la verità, Van Basten all'inizio ebbe un infortunio che ottenne fuori gran parte di quella stagione 87-88 in cui vincemmo il primo campionato. Sì, e poi c'era uno zoccolo duro, sicuramente nonostante fossero state aperte le frontiere dal calcio per gli stranieri, frontiere che erano state chiuse nel 66, dopo che l'Italia aveva perso con la Corea contro la Corea nel campionato del mondo in Inghilterra, perché si pensava appunto che fosse un problema avere stranieri oriundi. Si chiuse e proprio negli anni, all'inizio, credo proprio nell'80, si cominciarono a riaprire le frontiere. Però Milan aveva alcuni ragazzi che venivano dal settore giovanile, Evani, lo stesso Battistini, anche se poi andò via, poi c'era Icardi, anche Donadoni che veniva dall'Atalanta. Sì, Donadoni veniva dall'Atalanta, era lombardo, certo. Insomma, uno zoccolo sì di giocatori italiani, beh, lo stesso Franco che è cresciuto nel settore giovanile del Milan, ma che è bresciano, no? È travagliato. Quindi sì, è uno zoccolo duro. Io credo che gli olandesi che arrivarono con grandi capacità e con grandi qualità, assolutamente trovarono dal punto di vista della quella che io definisco una cultura del lavoro importante, quindi si trovarono appunto dentro un gruppo che lavorava, che si allenava in un certo modo, e poi con l'arrivo di Sacchi, con Pincolini come preparatore atletico,
tutto questo venne così esaltato, insomma, all'ennesima potenza. Ecco. Sì, sì. Sì, Filippo, poi lascio la parola agli altri. Se ti ricordi, tu hai accennato al discorso del 66. Prima del 66 io mi ricordo che l'Inter aveva i due, Jair e Suarez, e Peyró era il terzo straniero che giocava solo in Coppa, perché il terzo straniero poteva giocare solo in Coppa. Per cui in campionato, se giocava Peyró, non poteva giocare né Jair né Suarez. Per cui i tre stranieri c'erano anche prima, per cui erano sempre 2+1, però, insomma, però vabbè, insomma, poi è successo quello che è successo in Inghilterra nel 66. Dai che lascio la parola a Fabio e a Davide. Andate con le domande. Ma io volevo chiedere a Filippo, che è stato certamente una delle bestie nere dell'Inter, con il quale giocando ha vinto 8 derby e ne ha pareggiati 5, ne ha persi solo uno. Tra l'altro il primo giocato fu un Inter Milan 2-0 nell'83. Da quel derby non ne perse più neanche uno contro l'Inter. Ne perse poi altre due, ma restando in panchina. Questo è quasi un record di Galli nei confronti del derby. Era una partita veramente così particolare per te e per la squadra, naturalmente. Beh, insomma, sì, è inutile dirlo, sottolinearlo. È chiaro che il derby sia una partita diversa, no? Dove non c'è bisogno di grandi motivazioni. Il derby è motivazione da sé, quindi si preparava durante la settimana in maniera meticolosa, non che le altre partite non si preparassero, però il derby è chiaro che era davvero qualcosa che tutti sentivamo. Poi io sono sempre stato tifoso milanista da quando avevo forse 5-6 anni, e quindi in maniera particolare sentivo il derby, sentivo la rivalità, che peraltro è sempre stata una rivalità molto, molto, come posso dire, sportiva, e quindi era bello perché c'erano gli sfottò al bar tra gli amici, e quindi bisognava stare attenti a maggior ragione anche per quello, perché poi quando vedevi gli amici, pur essendo un giocatore, poi dovevi, certo, fare conto anche con quello. Però scusa, posso dire una cosa? Vai, l'unica rete che hai segnato contro l'Inter l'hai segnato con la maglia della Reggiana, però. Sì, è stata, perdemmo credo 3-1. 3-1, 3-1. Fu il gol, perdevamo 3-0, 2-0, feci il gol del 2-1. Fu un tiro da fuori, io ci misi la punta del piede ed ebbi la fortuna che la palla andò dentro la porta, quindi non era un gol di cui possa davvero, diciamo, almeno l'Inter ha salvato l'onore, farmene vanto. Sì, feci quel gol. Io no, ovviamente, come avete sentito dai numeri, non ero un grande goleador, credo di averne fatti poi tra Brescia, Reggiana e Milan, 4. Appunto, e Watford, no sicuramente ne ho fatti di più, di 4. No, tra tutti i campionati A, B e C. Ah sì, decina, con me. Io parlo della Serie A. Sì. Infatti credo di averne fatti una decina, 10, considerando che Watford, io ho giocato nella adesso serie parliamo del Watford, adesso voglio chiederti, salutiamo innanzitutto Gabriele, che è entrato. Gabriele Lucchini, ciao Gabriele. Da Ancona. Ciao, buonasera a tutti, buonasera, il nostro Filippo, esperto, buonasera, di calcio internazionale. Buonasera Gabriele. Con Canuti, comunicazione di servizio, con Canuti ti sei messo d'accordo? Per sì, il collegamento, sono d'accordo, telefonico. E proverò a chiamarlo direttamente da WhatsApp web. Vai tranquillo. È ok, toglierò vediamo ovviamente se le cuffie riusciamo. Perché, ok. Benissimo. Ok, Davide. Microfono, eccomi qua. Due domande velocissime. Io ho sempre avuto un debole per un collega di Filippo, uno stopper come lui, Pietro Vierkovod. Volevo chiedere a Filippo se nel 1990, anche secondo lui, Vierkovod doveva fare il titolare al Mondiale d'Italia 90. E l'altra domanda velocissima, se è vero che nel 1989 è stato vicino alla Juventus. Allora, Pietro Vierkovod, non lo so, chi fu il titolare nel 90? Ferri forse, non ricordo. Riccardo Ferri, sì. Riccardo Ferri, beh, Riccardo Ferri era un altro centrale molto forte, quindi non so quali furono le ragioni per cui venne preferito Riccardo a Vierkovod. Erano due marcatori, due molto bravi dal punto di vista appunto dell'attenzione difensiva. Vierkovod aveva tra l'altro anche una capacità realizzativa, soprattutto sui calci piazzati, si faceva sempre trovare
o sul secondo palo, comunque si trova sempre in una posizione libera dove poteva insaccare di testa contro nella porta avversaria. Sinceramente non lo so, per me erano tutti e due grandi giocatori, quindi l'uno valeva l'altro davvero, al di là del fatto che possa rispondere in maniera così molto, molto neutrale. Sono amico di entrambi, ma davvero non avevo una preferenza né per l'uno né per l'altro, erano tutti e due forti giocatori. L'altra domanda cos'era? Della Juventus, ma avevo sentito delle voci, io avevo un agente che tra l'altro era di Torino, c'era stato qualcosa, ma mai una richiesta vera che io sappia. Io sono contento, come sapete, di essere rimasto al Milan per tutta la mia carriera calcistica, o quasi. Ho fatto 14 stagioni in prima squadra, più il settore giovanile, poi sono rientrato e quindi ero milanista da piccolo, come ho detto prima, e quindi bene così, insomma, ecco. Grazie. Allora, prima di che intervenga Gabriele con una domanda, io volevo dirti, tu nella famosa partita del Maracanà di Belgrado c'eri, quella famosa nebbia. Io ero, allora, fatemi ricordare, ero in tribuna perché avevo problemi al ginocchio, però la ricordo bene quella partita. Sì, ecco, sì. No, io la ricordo bene perché io mi sono sposato il 25 d'ottobre del 1988, che era un martedì. E si dice che a martedì né di Venere né di Marte non ci si sposa e non si parte. Allora io mi sposai e poi andrei a vedere l'allenamento della Stella Rossa il martedì sera, cioè il giorno del matrimonio, e da lì, a parte di essere crollato un mito che mi sono sposato, ho detto qui succederà qualcosa, perché da interista ho detto qui succederà qualcosa. Infatti da quel giorno lì è cominciata l'era Sacchi, e io quando l'ho intervistato a Madrid gliel'ho detto, quando era direttore del football a Real Madrid per un anno e mezzo circa, io gli ho detto questo aneddoto, lui mi ha detto ma sai che io sono interista, gli ho detto, basta chiudiamola lì perché non facciamoci del male. Era solo un aneddoto per quella famosa partita, che poi da lì è partito tutto. Complimenti. Perché noi interisti dicevamo, ma dovevano sospendere la partita proprio, doveva venire la nebbia. Se ti può far star meglio, mio fratello è interista, ecco. Io ho un fratello interista. Penso un po'. Tra l'altro già la nebbia a Belgrado è un fatto eccezionale. E da lì è partito tutto. Belgrado non è famosa per la nebbia, Beh, no, tutto partì da Verona e non da lì. La Verona, quando noi prima, nelle partite precedenti, avevamo perso in casa con la Fiorentina, la gente urlava il nome di Capello, voleva che Sacchi se ne andasse. Lì è stata brava la società, il club, la presidenza e tutti i dirigenti, da Gagliani, Braida, a tenere duro, spingere e puntare forte sul mister, sullo staff. E infatti poi vincemmo 1-0 a Verona, credo con gol di Gulli, se non vado errato, ma potrei sbagliarmi, e da lì è cominciata la cavalcata verso il titolo, ecco, il titolo italiano. Che poi io mi ricordo che quando venivate a Madrid, il Taveggia mi diceva sempre, dai vieni qui anche Sacchi, perché non c'erano i traduttori ufficiali e così via, era una cosa molto... Molto e tu, alla mano, dare, e tu davi una mano, beh, sì, ma insomma. Sì, ma una volta era tutto differente, adesso dai Gabriele, dai. Allora, no, credo che gli abbiate già detto della finale di Atene, perché ovviamente quella... No, sarà finale già... di Atene no, non ne abbiamo neanche parlato. Ecco, perché comunque... E io c'ero da interista, io c'ero. Quindi ti credo sei fatto che... del male parecchio nella tua... mi sono fatto del male scherzo, parecchio. Ovviamente. No, perché avere la... cioè, penso, giocare da titolare con... con, se non ricordo male, Desailly che fece l'altro difensore centrale. L'altro difensore centrale lo fece Maldini, con a sinistra Panucci e a destra Tassotti. Tassotti, Capello provò nelle amichevoli precedenti la finale Desailly come difensore centrale, ma non ottenne risultati positivi, probabilmente perché lo stesso Marcel non si sentiva tagliato, non voleva giocare in quella posizione in una finale. Anche perché il Barcellona era un Barcellona, quello lì, insomma. Esatto. Però se Marcel avesse mostrato una prestazione di un certo tipo, di un certo livello nelle amichevoli precedenti, io credo che perdemmo a Firenze piuttosto male nell'amichevole, probabilmente Capello avrebbe fatto giocare Desailly, invece
poi il risultato fu negativo, come in termini non solo di risultato ma di prestazione, quindi Capello alla fine optò per farmi giocare, ecco, quindi andò bene a me. Ovviamente io mi sentivo tra l'altro un po' ripagato del fatto che avessi saltato una finale che io ritenevo di dover giocare, quella contro il Benfica a Vienna. Non chiedetemi perché, però è chiaro che allora pensavo solo da giocatore e non da allenatore o da dirigente, e quindi nella mia testa avrei dovuto giocare io quella finale. Però ovviamente l'allenatore ha scelto diversamente, abbiamo vinto una Champions e c'era Eriksson sulla panchina del Benfica e signor Rijkaard 1-0. Signor Rijkaard, sì. C'ero anche in quella. Al Prater di Vienna. C'ero anche in quella. C'era Filippo, ma il tuo rapporto con Arrigo Sacchi com'era? Ma è un buon rapporto. Ci siamo visti tra l'altro proprio quando sabato scorso ad una convention insieme sull'innovazione. Sì. Era un allenatore molto, molto dedicato al lavoro, con idee innovative. Credo che in Italia si possa dire che, lo dico sempre, c'è un calcio prima di Sacchi e un calcio dopo Sacchi. Quel Milan è rimasto nella storia perché ha vinto, ma anche per come ha vinto, quindi con un calcio offensivo, con un calcio fatto di pressing, di ripartenze, non vorrei essere frainteso, però noi, quella squadra aveva una capacità di chiudere l'avversario in una porzione di campo voluta per poi recuperare palla, ripartire e fare gol. Ecco, io credo che molti dei gol, la sua memoria, sono avvenuti in questa, con queste modalità. E poi c'erano dei giocatori ovviamente straordinari che quella rosa aveva, ecco, dal punto di vista tecnico e non solo. Fabio? Beh, io di quel Milan ricordo certamente l'autorevolezza di parecchi giocatori, primo fra tutti Franco Baresi, che certamente di quel periodo è stato un cardine incredibile, poi Van Basten. Ma io che non sono milanista, devo dire con molta franchezza che ho ammirato molto quel Milan di quel periodo. E poi quando subentrò Capello, i 4 campionati vinti su 5, era un Milan che giocava un po' più su una forza difensiva, era un Milan impenetrabile. C'è stata questa mutazione, dico, come l'avete vissuta voi altri? Ma io non credo che, cioè anche il Milan di Sacchi era un Milan abbastanza impenetrabile dal punto di vista difensivo. Credo che quella squadra fece il record dei gol subiti, non so se è vero, c'erano le 30 partite, subimmo, adesso non vorrei sbagliarmi, ma 13 gol, tra cui c'erano i due di con la Roma presi a tavolino per il petardo, no? Se non vado errato. Sì, sì. Quindi è una squadra che è chiaro, allora c'era la regola del fuorigioco, noi la sapevamo attuare molto bene, ci muovevamo come all'unisono la linea difensiva, e quindi spesso i giocatori, allora non c'era la differenza tra fuorigioco passivo e fuorigioco attivo, e spesso gli avversari cadevano in questa tattica. Real Madrid compreso, io mi ricordo. Sì, sì, esatto. Poi con Capello, invece, secondo me, Capello fece di importante, forse tolse un po' di come posso dire, di compiti anche difensivi agli attaccanti, li lasciò un po' più liberi, anche se poi erano attaccanti che sapevano a loro modo sacrificarsi per la fase difensiva della squadra. Ecco, quindi questo riuscì a rimotivare i giocatori che sembravano non avere più spinta, non avere più, tra virgolette, benzina nelle gambe, anche se non mi piace questo termine, ma certo. Ecco, si ritrovarono giocatori che sembravano persi e furono 4 scudetti, fu la Coppa dei Campioni, Barcellona, insomma tutta una serie di successi che, ripeto, anche dal punto di vista del gioco, però era un gioco forse un Milan un po' più pragmatico, ma comunque piacevole da vedere. Ecco. Gabriele, adesso arrivo a te. Io mi ricordo John Toshak, che io gli dissi: siete caduti 32 volte in fuorigioco, e lui, quando c'era una domanda scomoda, rispondeva no comment. Me lo ricorderò sempre. John Toshak, gli ho detto: è possibile cadere 32 volte in fuorigioco col Milan? E allora ha detto no comment. Vai, Gabriele.
Toscia che è gallese, vero? Gallese, no, sì. Sì. Anzi, io vi dico anche questa. Ad Atene, quando il Milan vinse dopo la sconfitta della Turchia, vinse due anni dopo, qualcosa, io ero in bagno ed avevo un giubbotto dell'Everton. Ma perché io c'ho un giubbotto dell'Everton? È venuto lui vicino a me, mi ha guardato con una faccia e gli ho detto: ma c'è qualche, ha qualche problema? Perché lui è del Liverpool, è sempre stato del Liverpool. Però non so se si ricordava della mia domanda dei 32 fuorigioco, mi ha guardato un po' in cagnesco, però eravamo nel momento del bisogno, per cui non abbiamo potuto approfondire il discorso. Vai Gabriele. Sì, allora due domande rapidissime. La prima, per quanto riguarda il Milan di Sacchi, era un Milan che vinceva tantissimo, ha vinto tantissimo tutto quello che c'era da vincere in Europa, però ha vinto un solo campionato, per l'amor di Dio, l'ha vinto nella maniera più entusiasmante, ma probabilmente, ecco, all'epoca era più facile giocare in Europa piuttosto che nel campionato italiano, che era essendo così competitivo all'epoca, perché erano gli anni d'oro del campionato italiano, era più difficile giocare le partite in Italia. La seconda domanda invece è per quanto riguarda le coppe dei campioni, per l'amor del cielo, ora non vorrei fare nessun torto, il fatto che non ci fossero in quegli anni le squadre inglesi, secondo te hanno in qualche modo, non dico agevolato, ma comunque tolto dei concorrenti credibili, perché negli anni 80 gli inglesi avevano stravinto? Allora, sì, sono due domande che legano un po' insieme le risposte. Non lo so se il fatto che non ci fossero gli inglesi ci abbia in qualche modo agevolato. Probabilmente sì, anche se insomma non dimentichiamo che c'erano squadre spagnole, tedesche, c'erano squadre anche belghe che allora avevano una certa qualità, c'erano le squadre dell'est europeo, insomma è chiaro che quando manca un paese, il paese anglosassone come l'Inghilterra, manca la patria del calcio, dove è nato il calcio, quindi è indubbio che qualcosa avessero perso, no, quelle competizioni. Dopodiché io credo che non sia mai facile vincere a certi livelli in Europa, sempre e comunque, perché poi trovavi squadre che ti affrontavano in maniera a viso aperto, ed è oggi spesso il problema delle squadre italiane. E poi l'altra domanda era se era più facile. Beh, è chiaro che in Italia c'erano compagini forti, perché con italiani molto forti, giocatori italiani molto forti, e con anche stranieri, erano pochi gli stranieri, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, ma tutti stranieri di qualità, e quindi non credo che fosse più facile. Io direi che erano competizioni che si potevano, che si equivalevano, ecco. È chiaro che poi una competizione in cui giochi 30 partite, no? Allora erano 16 squadre, quindi giochi 30 partite, è indubbio che il valore della squadra venga fuori sicuramente, debba venire fuori sicuramente, salvo poche così eccezioni. Quando giochi invece una partita, due partite di andata e ritorno, sbagli una partita e può essere che una delle più forti non la incontri, e quindi la perdi sul terreno, no? lungo il percorso. Ecco perché poi poteva risultare più facile vincere. Tra l'altro il Milan di Capello si è detto più che pragmatico, ma fino a un certo punto, perché il primo Milan, la seconda annata di Capello, 92-93, iniziò con risultati squillanti del Milan, un 5-4 a Pescara, un 7-3 a Firenze, un qualcosa del genere, cioè voglio dire, e poi quel Milan vinse tutte le partite di Coppa dei Campioni andando a perdere l'unica in finale, perché il Milan fece veramente cappotto, le vinse tutte, arrivò... Sì, no, ma al di là dei risultati e poi il modo come vengono i risultati, quindi la sensazione nostra, mia, è quella di un Milan più pragmatico, forse non so se è il termine giusto, però era un Milan forse meno attento ad un certo tipo di gioco, ma anche perché, ecco, sicuramente era anche perché era un Milan che era più conosciuto e quindi
le squadre cominciavano a prendere delle contromisure rispetto alla nostra modalità di giocare, e quindi poi bisognava trovare soluzioni differenti, soluzioni che magari erano demandate più alle individualità piuttosto che ad un'idea di gioco collettivo. Però ripeto, Capello così come Sacchi hanno avuto grandi meriti nel farci ottenere risultati in Italia e in Europa. Davide, la domanda di Milena. Sì, una domanda per Filippo Galli: qual è l'attaccante più ostico che ha marcato quando giocava? Grazie mille. Sono stati tanti, perché allora erano quasi tutti qua in Italia, però è indubbio che Maradona fosse uno dei più forti, sia stato uno dei più forti, lo stesso Platini, che io avevo l'idolo che mi faceva marcare questi giocatori a uomo, no? Un po' su tutto il campo. Poi Sacchi invece optò per una marcatura sempre a uomo, perché non esiste una marcatura a zona, ma una marcatura a uomo nella zona. Quindi questi due giocatori, ma sicuramente non ne sto nominando tanti altri: Ramon Diaz, Rumenighe, lo stesso Altobelli tra gli italiani, Vialli quando ci ho giocato contro, Schachner, Elkjær al Verona. Davvero si può scegliere, perché erano tutti veramente molto forti. Diaz è un nome che esce spesso quando facciamo questo tipo di domande. Ramon Diaz aveva una velocità di esecuzione incredibile, cioè nel momento che arrivava la palla sembrava che non avesse il tempo del controllo, cioè lui controllava e calciava velocemente, ecco perché se riceveva la palla diventava un problema. Quindi era assolutamente un giocatore da anticipare, un po' tutti, perché anche Maradona, se non lo anticipavi e aveva la possibilità di puntarti, diventava dura fermarlo. Allora, giro finale, perché fra 5 minuti dobbiamo lasciare Filippo. Io ho una domanda e poi una domanda a voi, e poi presentiamo il blog e magari, se c'è lo spazio, l'intervista, la domandina mia ad Ancelotti. Esperienza inglese, Watford, che io sono stato al Vicarage Road. Ecco, dimmi un po'. Esperienza inglese è stata un'esperienza straordinaria. Io ringrazierò. L'avevo già detto a lui, ma ahimè ci ha lasciato da poco, Gianluca Vialli. Ringrazierò per tutta la vita eternamente Luca Vialli, perché mi ha dato la possibilità di giocare a Watford. Lui era diventato manager in quella stagione, sì, la stagione 2001-2002, stagione delle Torri Gemelle, anche per capirci. Sì. E quindi io sono andato a giocare a Watford nella Serie B inglese, però ho avuto l'opportunità di giocare innanzitutto a Vicarage Road, ma soprattutto anche in campi bellissimi, il Main Road, il vecchio stadio del Manchester, sì, City, Selhurst Park, contro, sì, il Crystal Palace, Birmingham, Norwich, Bradford, insomma, sicuramente i due campi di Sheffield United e Sheffield Wednesday. Però io ho sempre amato, non so spiegarmi perché, ho sempre amato l'atmosfera del calcio inglese, e quindi arrivare a 38 anni a poterci giocare è stato per me davvero un sogno che diventava. E vivevi a Londra, perché poi realtà. Vivevo ad Hampstead, un quartiere che suggerito sulla linea nera, che mi ha suggerito, sì, Luca, che era molto vicino sulla M25, cioè la strada che portava a London Colney, che era il centro d'allenamento del Watford, e poi era vicinissima, a due passi arrivavi al centro di Londra. Era Hampstead, è una sorta di villaggio nella città, ed è stata una stagione, un anno bellissimo. Io poi, amante del calcio, giocavamo il martedì e il sabato, perché avevamo 24 squadre, quindi 46 partite più le coppe. La domenica spesso andavo a vedere Filippo, com'è cambiato il mondo. Io mi ricordo che ero stato invitato a Watford da Elton John, perché lui sapeva che io ero andato a visitare la mia professoressa d'inglese, che aveva avuto quell'incidente sull'aereo di quei terroristi che erano entrati nell'aereo, uh-huh, ed avevano buttato una bomba e così via. Lui l'è venuto a sapere, i genitori di questa ragazza vivevano a Watford, in quella zona lì, e lui è venuto a saperlo e mi ha mandato una lettera e mi ha detto: vieni qui a vedere Watford-Liverpool. Fantastico. E ti ho fatto entrare, in campo sono entrato, mi ricordo, fantastico, che c'era John, fantastico, Barnes, sì, e così via. È incredibile, io sono andato 2 anni fa a vedere, sono andato a Natale a Vicarage Road, sì, c'era la partita, tra l'altro giocava
anzi non ha giocato dall'inizio, ma è entrato successivamente Cutrone per il Wolves, per sì. il Wolverhampton, c'era Watford Wolverhampton, e alla fine del primo tempo mi hanno fatto fare il giro di campo, voglio dire, con la gente che applaudiva, io commosso non ho trattenuto il pianto, devo dire la verità, avevo certo. fatto una stagione alla fine che era stata per i tifosi, no? Per, a livello di risultati deludente, poi personalmente non era stata così male, però ecco, davvero ci sono, come posso dire, delle tradizioni, delle, sì. delle cose che sono... Io questo sono andato nel periodo di Natale adesso, a Londra, sono andato sì, a Brighton, sì, a vedere sì, sì. Brighton Arsenal, quando è possibile io vado a visitare gli stadi inglesi, le magliette, il merchandising. I musei. Sì, i musei del quello del Chelsea, in una teca c'è il cappotto di Mourinho, c'è il cappotto di Mourinho, c'è il cappotto sì. di Mourinho. Spettacolo, lì stanno, lì poi anche per queste cose secondo me riescono a vendere il prodotto calcio certo. in maniera molto più vantaggiosa di quanto non si riesca a fare noi in Italia, certo. Non solo per quello ovviamente, ma poi per le infrastrutture, gli stadi, che vivono sette giorni alla settimana e via dicendo, merchandising e bla. Dai, giro finale, Gabriele, Fabio e Davide, e poi Davide tu finisci con il blog e tutto quanto, dai, Gabriele. Allora, non so se ne avete già parlato, ma come vedi questo Milan e come può uscire da questo momento un po' complesso, insomma, in cui sta... Beh, allora, diciamo che sicuramente è un momento difficile, no? Lo dicono soprattutto i numeri, lo dicono un po' le prestazioni, le difficoltà che il Milan ha trovato nel trovare, scusate il bisticcio di parole, la giusta concentrazione, ha preso dei gol incredibili... magari a squadra anche piazzata difensivamente parlando, dal 2-2 con la Roma c'è stata veramente una perdita di sicurezza in campo, la squadra sembra non coprire più il campo come lo copriva fino appunto a quella partita con la Roma. Io però continuo a essere positivo, voglio essere positivo, credo che la partita con l'Inter sia una partita complicata, difficile, che però ecco, proprio perché è il derby non ha bisogno di una preparazione particolare dal punto di vista emotivo, arriva, viene perché giochi il derby, quindi vuoi dare il meglio di te stesso, e mi auguro che davvero ci possa essere la svolta, perché dobbiamo riprendere la strada che abbiamo perso, ritornare nell'ambito della zona Champions. Fabio? Beh, io visto che Gabriele mi ha rubato la domanda e mi ha anticipato, allora te ne faccio un'altra. Cosa pensi del Napoli? Visto che il Napoli, tra l'altro volevo ribadire che nell'anno in cui la Cremonese è arrivata in semifinale di Coppa Italia, il Napoli vinse lo scudetto, quindi corsi e ricorsi storici. Bene, gli statistici. No, io penso un gran bene del Napoli, a me il Napoli piace un botto, come dicono oggi quelli giovani, come gioca il Napoli. È una squadra che poi Spalletti, l'abbiamo visto, gli ha dato una mentalità vincente, nel senso che anche quando va in vantaggio prova a continuare a giocare, a fare un altro gol. È stata raggiunta dalla Roma, anziché tenere il risultato, ha provato ad andare sempre a vincere. Insomma, Spalletti sta facendo vedere di essere un allenatore con grande esperienza, di saper gestire anche le difficoltà, un ambiente che sappiamo non essere semplice, però il Napoli è bello da vedere, a me è una squadra che è sempre stata simpatica al di là di quelle tante battaglie che ci sono state, e mi auguro che possa essere il Napoli a vincere lo scudetto. Ricorda un po' il tuo Milan, un po'. Sì, è un Napoli che diverte, no? Che prova a fare sempre la partita, che prova a mettere gli avversari nella loro metà campo e prova a vincere, a dominarla, insomma. Ecco, poi per ora ci è riuscito alla grande, quindi complimenti davvero. Davide? Sì, prima del blog, velocissimo, Filippo, quanti di questi tuoi ex compagni della primavera? Devo mettere gli occhiali, allora vediamo io un po'. Io ho subito Vettore. Riconosciuto il capitano, il bergamasco Marco Bolis, perché è stato un'apprezzatissima ala del Monza. Allora, Vettore, da dove l'avete presa questa foto? Vettore a sinistra, Antonio questo Vettore. Questo è un torneo di Viareggio, Milan-Bayer-Leverkusen, 3-1.
3-1 a Figline Valdarno, forse, non so, vabbè, quello che è. Poi questo sono io con questo cappello dai Beatles, Casiraghi, che è di Burrago Molgora, Colombo, credo di Milano, questo è Maestroni, da Modena, bravo. Chicco Evani, sì. Bimbo non lo riconosco, Galluzzo, bravo. Nicolini, anche lui di Modena, perfetto. Alberto Cambiaghi, lui era un fenomeno, Alberto, sì, di Concorrenza, bravo, e Andrea Icardi, il capitano. Cruccio e il capitano Marco Bolis alla destra, tanta roba anche lui. Sì, tutti. Sì, sì. Bello. Torneo di Viareggio dell'81, Milan Bayer Leverkusen 3-1. Wow, non avevo ancora. E adesso il blog, anni. Filippo, io gli ho dato un occhio, è bellissimo, complimenti. Dici grazie. Ma no, questa è un'idea che avevo da un po' di tempo a dicembre, poco prima dell'inizio dei mondiali, ho deciso di partire con questo blog perché avevo un'esigenza io di poter condividere un po' con i tifosi, ma anche con chi si occupa di calcio, allenatori di qualsiasi livello e persone a cui interessa il calcio, il mio percorso, quello, non tanto quello da giocatore, ma quello post carriera, quindi quello da allenatore, ma soprattutto da dirigente, chiamiamolo così, sì, come responsabile, sì, di settore giovanile. Io mi sono occupato in particolare di metodologia, ci sono infatti tutta una serie di quelli che io definisco contenitori, dove si parla di metodologia, c'è un angolo Milan, si parla della storia del calcio, quindi si parla anche di come sono, adesso usciremo presto siamo usciti oggi con un pezzo sul numero 10, se esiste ancora la poesia nel calcio, certo. L'altro giorno, per ricordare la scomparsa di un grande giocatore, colui che faceva la bicicletta, vediamo se, sì, sapete rispondere, Vito Chimenti, perché veramente io ho fatto un post, perché lo ricordo Chimenti, quando avevo 19 anni, la mia prima esperienza fuori dal Milan, settore giovanile, vado a giocare il campionato professionistico a Pescara, in prestito in Serie C, vado a Taranto e mi dicono: attenzione, davanti c'è Chimenti, è molto forte, uno che ha estro, a gran tiro, insomma è un giocatore centravanti fortissimo. E a un certo punto sono nello spogliatoio, sento un Boati fuori, ed era lui che mi dicevano sono uscito fuori a vedere che faceva questa bicicletta e la gente si entusiasmava, e lui addirittura qualche azione metteva dentro questa bicicletta e provava a sorprendere gli avversari per andare a fare gol. E quando ho scritto questo aneddoto, sì, sul blog, anzi no, sulla mia pagina Instagram, c'è stato, e su Facebook, c'è stata veramente tanta gente e ho capito ancora di più di quanto amore ci fosse per i tifosi, per lui, da parte dei tifosi di tutte le squadre in cui aveva giocato. E allora è arrivato una storia su di lui che io ho pubblicato. E poi dicevo, c'è invece un altro contenitore che parla, in cui è il vostro angolo, dove chi ha fatto strada attraverso il calcio, per il calcio, ma non necessariamente da giocatore, anzi non da giocatore, quindi è riuscito ad alzare una coppa o quant'altro, ma in qualche modo ha legato la sua vita al calcio, vuoi per delle collezioni, vuoi perché andava a visitare stadi in Inghilterra, ad esempio, ha scritto un libro. Insomma, c'è questo spazio qui. E sono io con alcuni miei amici, collaboratori, che sono... C'è un ragazzo, ad esempio, che studia filosofia a Torino, un altro ragazzo di Catania, Luca, che si è laureato in lingue, adesso non esattamente in lingue, ma non sto a dilungarmi su queste cose, un avvocato che ha amici che hanno passione per il calcio e hanno competenze incredibili. E allora ho deciso di farlo, e si cerca di fare un po' di cultura, senza pensare di avere la verità o chissà che cosa, però ecco, attraverso questo blog, che è filippogalli.com, di parlare di calcio. E ovviamente c'è un angolo, come dicevo, angolo Milan, però io poi scrivo soprattutto nell'angolo della metodologia. La metodologia è come allenarsi, come fare in modo che si possa giocare un calcio propositivo, perché poi lo si evince nel blog leggendolo. Per me è un calcio fondamentale, che ha
che ha anche che ha poi anche delle ricadute valoriali quel tipo di calcio lì. Però insomma, chi ha voglia, chi ha tempo e voglia, se riesce a andare a vedere, poi c'è la possibilità anche di interagire con me, di discutere, parlare di vari temi. Grazie per avermi dato questo spazio per spiegare. Davide, siamo a posto? Abbiamo filippogalli.com. filippogalli.com. Sì, io ho già dato un occhio, ecco, veramente bello. Il nome del blog, dimenticavo, è La complessità del calcio. Perché è complesso il calcio? Perché tutti dicono, no, ma il calcio è facile e semplice. Ecco, per dire che il calcio sia semplice, dobbiamo saperlo, dobbiamo conoscerlo profondamente. Per conoscerlo in maniera profonda e approfondita, dobbiamo cercare di guardarlo sotto con paradigmi diversi, cioè secondo angolazioni diverse. E ho messo questa frase che a me, sapete quanto mi è costata, perché è una frase di José Mourinho, che adesso allena la Roma, sì, ma è sì. Quello è José Mourinho, quello del triplete con l'Inter. Chi sa solo di calcio, di calcio non sa niente di calcio. Quindi sì, occorre che tutti noi che ci occupiamo di calcio ci si interessi di calcio anche secondo diverse discipline, non solo puramente quella relativa alla tecnica. Sì, ora sì, mi taccio, sì, perché so di essermi dilungato. No. Vai, allora, Davide, cosa abbiamo ancora? Poi lasciamo Filippo, perché abbiamo già sforato il tempo massimo. Sì, se magari abbiamo la cosa di Ancelotti? Abbiamo la cosa di Ancelotti? Va benissimo. Allora mandiamo subito la tua domanda a Carlo Ancelotti. Sì, che voleva sentirla. Ultima domanda. Carlo Bianchi del Corriere del Ticino. Ha passato già un mes desde la reanudación de la Liga. ¿Cuál es el aspecto más importante que has tenido que enfrentarte para tu equipo, que técnico, a nivel de club, a nivel sobre todo de equipo? ¿Lo que te esperaba mejor o lo que esperaba peor de los jugadores? En esta primera parte de la temporada, yo creo que estamos en línea con lo que habíamos pensado al principio de la temporada. Hemos incorporado bien los nuevos, Tchouaméni, Camavinga. Hemos manejado bien la ausencia de Karim por mucho tiempo. Llegamos al final de la primera parte de la temporada con un punto más comparando con el año pasado. Hemos marcado muchos goles. Entonces estamos en una buena línea. Hemos pensado también que enero podía ser un mes complicado para el Mundial. Enero ha pasado, ahora hemos empezado bien febrero, pero aquí no se puede parar. Muchas gracias. Ojalá, por suerte, nos han puesto el partido domingo a las 2. Imagínate si lo ponían sábados por la noche. Estamos acá, cogido. Chao. Gracias. Grande Carlo. Beh, è in linea, lui ha detto che è in linea, no? Con i suoi con le previsioni, sì, anzi rispetto allo, sì, era un po' spaventato lui perché dice col mondiale non so come mi arrivano i giocatori. Beh, come sì, faranno, insomma, credo, ma una cosa fuori tra l'altro è chiaro che il Real Madrid aveva un sacco di giocatori al mondiale, sì, no? Però poi noi pensiamo a quelli che sono stati al mondiale, ma quelli che sono stati a casa, che si sono allenati senza avere la partita, quindi quella motivazione lì, quel pathos, anche su di loro, in qualche modo questa sì, sosta sì, lunga può aver creato delle ruggini, degli scompensi, insomma. Lui non è così semplice, non è solo. Non riguarda solo quelli che sono stati al mondiale. Anche quelli che sono rimasti. Va bene, Filippo, niente. Grazie, dai, grazie a voi. Grazie di cuore, Filippo. Grazie Davide, grazie Carlo, grazie Fabio, grazie Gabriele e a tutti quelli che erano in ascolto. Alla prossima. Ciao, buon weekend. Ciao. Salutatemi Nazareno dopo. Ciao. Okay. Ciao. Grazie Filippo. Buonanotte, grazie. Eccoci qua. Quindi è come in mezz'ora sta diventando. Ha fatto l'intervista a Renzi e ora fa l'intervista a Salvini. Chi? No, sta diventando come in mezz'ora, no? Dell'annunziata che fanno. Facciamo. Sì. Prendiamo 5 minuti di pausa e poi facciamo entrare il secondo. E ormai siamo un altro livello, insomma. Allora, dai, intanto che Gabriele vediamo un attimino se riusciamo a stabilire questo collegamento con Nazareno Canuti, che purtroppo, non avendo wifi, deve collegarsi telefonicamente, però almeno telefonicamente
avremo una testimonianza da parte nerazzurra, insomma. Con Canuti commenteremo la mia Milan Inter all time, perché esatto. Chissà, magari c'è anche lui, eh. Fabio, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Mandare magari le statistiche già del derby? Intanto che aspettiamo. Andiamo con le statistiche, dai, così guadagniamo un po' di tempo. Vai tranquillo. A te la parola. Sì. Allora, Inter Milan. Questo è il rendimento generale delle due squadre, naturalmente è un rendimento molto equilibrato. Tralasciamo i numeri generali, che poi magari chi vuole potrà anche scaricare il file dal nostro sito e da YouTube. Andiamo sulle chicche. Innanzitutto, i migliori realizzatori sono Meazza nell'Inter con 197 reti e Nord al terzo con 209 reti. Il calciatore più presente nell'Inter, Zanetti, 615, e Maldini 647. L'avversario più prolifico, ovvero l'avversario che ha segnato più reti contro l'Inter, è stato Altafini e Piola con 15 reti, e lo stesso Piola è il giocatore che ha segnato più reti al Milan, 22. Provo a far entrare Nazareno, mi sentite? Sì? 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 No. Nazareno, prova a parlare, vediamo se si sente, se no provo a chiamarti col cellulare, ho provato con WhatsApp web, vediamo un attimo. Pronti? Bene, bene. Pronti? Noi ti sentiamo, Nazareno. Salve. Mi senti? Sì, sì, qua. Perfetto, loro ti sentono. Va bene. Benissimo, benissimo, dai. Allora, stavamo facendo le statistiche di Inter, però adesso... Inter Milan, però adesso ti coinvolgiamo subito perché abbiamo appena lasciato Filippo Galli, e dai, lascio subito la parola ai nostri invitati che ti cominciano a fare delle domande a raffica, perché tanto noi da interisti sappiamo cosa dobbiamo dire. Vai Davide. Sì, volevo commentare con il nostro graditissimo ospite questa formazione all time di giocatori che hanno indossato entrambe le casacche, la casacca dell'Inter e la casacca del Milan. In porta Lorenzo Buffon, difesa 3 con Panucci, Collovati e Canuti, perché Canuti è stato all'Inter e al Milan. Centrocampo con Meazza, Pirlo, Seedorf, e attacco fotonico con Cassano, Ronaldo, Ibrahimovic e Roberto Baggio. È una squadra un po' sbilanciata in avanti, i difensori dovranno sudare le famose 7 camicie, però a me piacciono gli attaccanti. Prego Canuti, le piace questa formazione? Ci senti? Gabriele, ci sente? Sì, ci senti? Sì, perfetto. Mi sento. Perfetto, ecco. No, abbiamo dato questa formazione nella quale un 3-3-4 dove c'è Panucci, Collovati e Canuti, però io dico, ma chi te l'ha fatto fare andare al Milan? Fagli tu la domanda, Gabriele, magari non no, ci diceva, chi te l'ha fatto fare di andare al Milan, ha detto Carlo Bianchi. A parte che vabbè, ero in tournée, ma mi hanno dato al Milan, non potevo rifiutare. È vero. E poi volevo anche vincere un campionato di B e l'ho vinto. Dopo quello di A dovevo vincere uno di B. È vero. Non potevo rifiutarmi. L'hai sempre una detto. Una battuta alla Peppino detto. Prisco questa, complimenti, una battuta alla Peppino Prisco. Dai, fate domande a Nazareno, dai, magari poi le ripete Gabriele che così ci sente meglio. Vai Fabio. Vai Fabio. Beh, a Nazareno vorrei chiedere qual è stato sia il compagno di squadra che ha ammirato di più dal punto di vista tecnico, che anche l'avversario.
Hai sentito Nazareno? Qual è il giocatore dal punto di vista tecnico che hai ammirato di più, sia tra i compagni che tra gli avversari? Come compagno Altobelli, e come avversario sicuramente Paolo Rossi. Molto bene, allora adesso qui entriamo nella sfera nerazzurra. Io volevo sapere un attimino la differenza che tu vedi tra il calcio attuale e quello che avevate vissuto, che avete vissuto voi. Io mi ricordo che venivo da voi a Montecampione in ritiro ed eravamo nello stesso hotel della squadra, ma senza eccedere, per cui noi non eravamo tifosi in un angolo e la squadra faceva il suo, però era tutto un altro approccio, insomma. È riuscito a sentire la domanda o gliela ripeto? No, dimmi. No, dicevo, la domanda che fa Carlo Bianchi è appunto, un tempo andavano sia i tifosi che i giornalisti in ritiro a Montecampione e avevano un rapporto un pochino più, diciamo, stretto con i calciatori, ovviamente nel rispetto dei ruoli. I calciatori si allenavano, facevano la loro preparazione, ma comunque c'era anche la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con i giocatori normalmente in amicizia, cosa che ora non è più possibile. Quindi anche da questo punto di vista, come è cambiato il calcio? Adesso la stampa bisogna prendere appuntamenti, tutta una cosa diversa. Una volta diciamo che era più familiare, più ad hoc, e in effetti anche erano tante volte gli facevamo anche dei gavettoni ai giornalisti, sì. Che scriveva un po' diversamente o ci dava dei voti scarsi, allora gli abbiamo fatto anche dei gavettoni. Ci siamo divertiti, diciamo che era un'altra stampa una volta, ecco. Gabriele, citagli Alberto Zardin, che era sempre con me a Montecampione. Alberto Zardin della Gazzetta. Zardin, Alberto Zardin. Zardin. Sì, 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 sì. È tutto un altro. Sì, 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 sì. Poveraccio, anche lui ci ha lasciato in modo tragico, insomma. Bellissimi. Poi vai. Ricordo che è andato al suo funerale. Sì, sì, una sì. Una persona gradevole, c'era proprio da... Veniva a volte per l'Inter, scriveva, eccetera, poi c'era chi scriveva per il Milan. Sì. Però diciamo che allora i giornalisti erano anche i nostri amici, ecco. Sì. Adesso è un po' più difficile avere questi rapporti, ecco. Davide, domande? Sì, volevo chiedere a Canuti cosa pensa del progetto di abbattere San Siro per creare uno stadio nuovo, moderno, polifunzionale, eccetera. Io sarei per il romanticismo, terrei San Siro, magari tentando di ammodernare il terzo anello e la zona circostante. Cosa ne pensa lui? Allora, la domanda è praticamente di Davide. Cosa ne pensi dell'ipotesi di abbattere San Siro e di costruire uno stadio nuovo adatto proprio al calcio? No. Se non... Penso proprio che sia una follia, a parte il disastro sia... ora che lo butti giù tutto, ma non esita. Si sta sentendo a pezzi. Provo allora a chiamarlo. Sì, prova con l'altro. Intanto noi proseguiamo. Prova a chiamarlo cioè telefonicamente, ok? Esatto, diversamente. Esatto. Va bene. Non ha... Fabio, continuiamo con le nostre statistiche, così non perdiamo. Sì. Vai. Sempre con il derby. Aspetta un attimo. Allora io chiamerei telefonicamente perché mi sente?
Pronto? Sì, sì, ti sento. Sento. Ah, ecco, ora sì. Allora, ragazzi, aspetta, allora, ora il collegamento si è ripristinato. Quindi proviamo a rifare la cioè la domanda era chiara. Nazareno ha detto che chiaramente il progetto di abbattere San Siro è una follia e forse allora sarebbe sufficiente a fare un restyling del terzo anello probabilmente e rendere più funzionale San Siro, magari adattandolo alle nuove esigenze anche con diciamo locali circostanti o comunque in qualche modo da essere funzionali tipo ristorante così, ecco. Come gli stadi moderni, senza fare. Sì, io penso proprio di sì, piuttosto magari fare anche qualche posto in meno, ma più confortevole, visto che magari anche se è al terzo anello, che però è meglio che uno sta più seduto e sta è più a suo agio, insomma, ecco. Comunque rimodernare, mettere, posso capirlo, ma il buttarlo giù per costruirne uno nuovo mi sembra proprio una cattiva idea, insomma. Gabriele, noi, lui ci sente quando facciamo le domande o devi sempre ripeterle tu? No, allora il discorso è che con due applicazioni, non avendo fatto direttamente sul computer, voi lo sentite benissimo. Sì. Perché lo sentite in maniera chiara, vero? Sì. Se non sbaglio. Vero, sì. Sì. Però lui non vi sente benissimo perché anch'io, ovviamente, quando c'è, se sovrapposta le due app, praticamente sento meno anch'io. Ho dovuto mettere il volume al massimo, ma vi sento piano anch'io. Quindi, evidentemente, anche lui vi sente piano. Vabbè, comunque, dai, tutto sommato. Sì, Fabio, domanda. Fabio. Guarda, io volevo fare una domanda a Nazareno. È un cruccio che tormenta tuttora i tifosi dell'Inter. Secondo Nazareno, lo scorso campionato lo ha vinto il Milan o lo ha perso l'Inter? Ecco, lo scorso campionato ha vinto, chiede Fabio Locascio, lo ha vinto più il Milan o lo ha perso più l'Inter, ovviamente buttando via tanti punti, ora non solo quello sciagurata col, diciamo, Bologna. Col Bologna. No, beh, il campionato l'Inter l'ha perso con il derby. Il derby è stato la chiave di tutto, poi la conseguenza anche col Bologna, però la chiave è stato il derby. Derby che vinci così, poi lo vai a perdere e questo ha influito moltissimo. E comunque il dato di fatto è che il Milan se l'è vinto e noi gliel'abbiamo regalato. Questo è il fatto. Senti, io volevo chiederti sugli allenatori, allora cosa vedi adesso? Qui tutto è cambiato nel calcio. Io mi ricordo che voi avevate Bersellini, c'era Onesti preparatore atletico, c'era forse il preparatore dei portieri, io non mi ricordo, ma io questi staff tecnici da 20 persone non li ho mai visti, insomma. Volevo sapere un attimino cosa ne pensi al riguardo. Vai Gabriele. Allora, cosa ne pensi, chiede Carlo Bianchi, del fatto che una volta c'era un allenatore e era già tanto se c'era un preparatore atletico tipo Onesti, Bersellini Onesti, la coppia Bersellini Onesti, mentre ora ci sono staff di 20 persone che non si capisce più nemmeno che ruolo abbiano. Il calcio è cambiato, si è modernizzato e ci sono nello staff, magari sono in 8-10 persone, di fatto anche che però ci sono le rose di 27 giocatori, 28, quindi poi tante squadre sono impegnate. Adesso da un po' di anni in Europa non ci va solo la squadra che arriva prima e la seconda e la terza, ci sono 6-7 squadre che sono in Europa e quindi fanno tante partite e le rose sono di 27-28 giocatori. Capisco che ci deve essere più persone ad aiutare l'allenatore. Senti, poi lascio la parola a Davide e così via. Cosa ne pensi di una domanda che io feci a Spalletti dopo Inter-Napoli e lui disse: guarda che se tu vai a chiedere a 10 presidenti, 9 ti rispondono che è meglio arrivare in Champions League piuttosto che vincere una Coppa Italia o una Supercoppa.
Mi senti, Gabriele? Sì, no, ho sentito male anch'io. Ripeti un attimo. Cosa ne pensa della dichiarazione di Spalletti a una mia domanda, che disse che se chiedi a 10 presidenti... No, ripeto io, no. Aspetta. Una se senti 10 presidenti, 9 rispondono che è meglio arrivare in Champions League per un discorso economico rispetto a vincere una Coppa Italia o una Supercoppa. Ok, allora, 9, ad oggi 9 presidenti su 10 ad una domanda, ecco, Carlo dice, una domanda ovviamente fatta a Spalletti, Spalletti ha risposto che ad oggi 9 presidenti su 10, se gli chiedi se preferiscono vincere una coppa, anche un trofeo come la Coppa Italia o come una Supercoppa, oppure preferiscono qualificarsi quarti per arrivare in Champions League, preferiscono arrivare quarti. Cosa ne pensi? Cosa, ovviamente questa sarebbe stata impensabile in epoche dove il quarto posto non garantiva certo la Coppa dei Campioni. Certo, passavano solo il primo partecipava alla Champions. E quindi, penso che è logico che una squadra che non vince mai gli scudetti o che ne vince uno ogni morta di papa, è logico che magari dice preferisco arrivare in Champions come quarto, dove prendo un po' più di soldi, ecco. E poi partecipi alla Champions, che è la competizione europea più importante. Davide? Sì, in vista del derby di domenica sera, che giocatore ruberebbe al Milan e che giocatore dell'Inter darebbe al Milan? Ah, questa è bella, questa mi piace. Allora, se in vista del derby di domenica sera, quale giocatore ruberesti al Milan e quale invece glielo daresti? Probabilmente questa è un po' cattiva come domanda, evidentemente quale non ritieni decisivo, ecco, dell'Inter. Insomma, questa è una domanda un po' insidiosa. Allora, io prenderei Leao con me. Ok. E darei Correa al Milan. Esatto. Sempre un attaccante giovane e forte gli do. E noi ne prendiamo uno, secondo me, un po' più forte. Carlo, sei contento di aver sentito Correa? Sì, soprattutto digli di Correa, perché con quella faccia un po' così, con l'espressione un po' così che abbiamo noi di Genova. Sì, ma lui non è di Genova. Come diceva la canzone di Conte, quella con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così di Correa. No, a parte il fatto che ci eravamo dimenticati che era la cosa più importante, che ti saluta affettuosamente Filippo Galli, che è intervenuto nei primi 40-45 minuti di trasmissione. Si è raccomandato di salutarti in maniera molto calorosa, perché ti ricorda con molto affetto. Allora, ho una domanda. Ecco. Lo ricordo anche io, perché io, quando ho smesso di stare al Milan, che sono tornato all'Inter, però hanno preso allora Spinosi da fare da chiocciola a Filippo Galli, e Filippo Galli ogni tanto lo incrocio a Monza, sì, al ristorante, così, quando ci vediamo. Però è un ragazzo modesto, bravissimo e un ottimo giocatore, quindi assomigliamo un po' a me, e quindi lo saluto molto volentieri. Senti, una domanda, Gabriele, fagli questa domanda. Voi della vecchia guardia, voi giocatori di una volta, adesso non torniamo agli anni 30 o 40, i giocatori di una generazione fa, se aveste avuto in squadra un Balotelli, un Icardi e un Zaniolo, cosa avreste fatto? Ecco, questo è molto interessante, anche questa. Se voi, della vostra generazione, vabbè, ora è difficile riproporlo, perché all'epoca non c'erano quei giocatori di questo temperamento di cui hanno. Ecco, se voi aveste avuto all'interno dello spogliatoio un personaggio come Balotelli, Zaniolo o Icardi, come vi sareste comportati? Mi viene da ridere, perché difficilmente, ma probabilmente due scappellotti li prendevano. Come minimo. Due scappellotti li prendevano, perché, ripeto, io mi ricordo che a volte c'era il Becca che faceva, o anche magari voleva cercare il tunnel,
in campo, perdeva la palla, non prendeva l'avversario, c'era Bini, gli Marini gli urlavano dietro di tutto e di ogni, però tutto legato lì al campo, però lì si comportava in maniera, non è che passava inosservato e glielo si faceva capire. Adesso non so come stanno le cose, sì, probabilmente sono cambiate. Non so questi ragazzi che cosa c'hanno in testa, stanno facendo il mestiere più bello del mondo, sono pagati, si allenano, fanno una... Aia. Non vabbè, aspetta, ora ci risente, sì, vedo che ok, fanno sì. Il mestiere più bello del mondo, sono strapagati, sì. E quindi dicevi che ti abbiamo perso un attimo, e quindi ovviamente non... Non mi capacito di queste cose, anche Zaniolo, ma prendi, fai questo casino qui e non hai ancora una squadra sicura dove andare, ma io non lo so, anche il procuratore si vede che non gli insegna niente, non lo so. Qualcosa che non va. Posso Fabio. Fare? Posso... Ah, vai Gabriele. Sì. Carlo? Vai Gabriele. Allora, ti sembra che anche il rapporto, ora oltre a quello che diceva Carlo, ovviamente del rapporto tra giornalisti, tifosi e calciatori, ma non ti sembra che sia proprio cambiato anche la tipologia di tifo? No, io veramente oggi è tutto un insulto alle squadre avversarie e poi comunque mi sembra che in realtà il sostegno alla propria squadra sia molto molto più attenuato, cioè si cerca di più. Io mi ricordo i tempi in cui l'Inter giocava in casa tipo con Real Madrid, era una bolgia, ma anche il Santiago Bernabéu era una bolgia, io mi ricordo il trombettiere di San Siro che ogni gol dell'Inter faceva Oh mia bella Madonnina, ma era bellissimo quel clima, cioè si trepidava. Oggi mi sembra invece molto più freddo, si insulta l'avversario, ma... No, ma io... Sì, ma io... Sì. Allora, ai miei tempi andavi a giocare a Perugia, a Roma, a Genova, è logico che gli avversari vengano fischiati, non è un problema quello, ma però da lì a partire, l'ho notato anch'io quando vado a vedere l'Inter, ok? Se loro sì, fanno un po' di cose, qui c'è quelli vaffanculo, quello per me, ma io non riesco a capire. Tu vai allo stadio, guarda e giudica la partita, applaudi a seconda di come vuoi, ma continuare a cantare, fare questi cori, mi sembra una cosa assurda. Ma infatti, se ricordi, guarda, io questo lo ricordo perché fu abbastanza singolare come episodio, e questo ti fa capire a tutti noi come in realtà proprio l'educazione, ma anche dei più piccoli, sia cambiata. Io non so se ricordi che per un paio di partite fu squalificata giustamente la curva sud della Juventus, una delle peggiori e più becere che abbiamo, veramente popolata a volte di personaggi, non lasciamo perdere. E pur di non diciamo lasciare uno spazio vuoto all'Allianz Stadium, Juventus Stadium come si chiamava all'epoca, fecero entrare dei bambini, ma i bambini a ogni rinvio del portiere gli cantava anche a loro, gli dicevano puntini. Quindi questo è paradigmatico di un'educazione, cioè questi hanno imparato dai genitori pari, è una cosa allucinante, ecco. È un'educazione che viene fatta e data, e dopo i ragazzini e i cosi emulano anche le cose più brutte, loro le emulano senza capire che invece se uno, ripeto, può essere tifoso, puoi fischiare la squadra avversaria così com'è, ma i giocatori che lo sanno che vengono fischiati perché giocano nel campo avverso, quindi ci sta, ma gli insulti, le cose sono esagerate, non esistono. Sì, no, ma comunque cioè, lo vedi anche dai giornalisti o dai conduttori della Domenica Sportiva. Ai tempi in cui hai giocato tu, i giornalisti che ti venivano a intervistare poi erano o un Bruno Pizzul o un Franco Zuccalà, poi la Domenica Sportiva c'erano conduttori, il mio preferito era Alfredo Pigna, che era veramente, secondo me, era il signore dei signori,
Adriano De Zander, sì, cioè, con quella gente lì, ma molto composto, parlava del giusto e quando doveva, e senza fare troppi giri, insomma. Esatto. Oggi ci sono questi giornalisti tifosi dalle varie radio, televisioni locali che contribuiscono a incitare ad una violenza perlomeno verbale o comunque un'aggressività che non si... Sì, ma comunque anche la violenza verbale è quella più becera, perché a parole sono tutti bravi, capito? Esatto. A parole, poi sono in tanti, sono bravi. Vai lì a dire a dire di persona, te da solo, a Lukaku, dirgli qualche parola. Prova, Ibrahimovic, esatto. Vicino a Lukaku. Nazareno, fagli questa domanda, Gabriele. Qual è stato l'allenatore che più gli è rimasto nel cuore, con quale si è trovato meglio? Io lancio un nome, Eugenio Bersellini. E quanto gli sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho? Da Carlo? Da Mourinho. Da Mourinho. Ecco, allora, l'allenatore che ti è più rimasto nel cuore è Bersellini, e ti chiede Carlo, e ti sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho? Sì, allora Bersellini è rimasto e sarà sempre l'allenatore dal quale siamo riusciti a vincere il campionato, 2 Coppa Italia, semifinale di Coppa dei Campioni, quindi è riuscito a farci capire che in quel momento al calcio, per ottenere le cose, bisognava fare determinati sacrifici. Eravamo tanto in ritiro, poco a casa, però le cose hanno dato ragione a lui e quindi è andata bene così. È riuscito a creare proprio un gruppo, tanto è vero che ancora adesso noi ci vediamo una volta al mese, noi dell'80 che abbiamo vinto lo scudetto, e facciamo delle cene tutti insieme, ci ritroviamo. È vero, a parte magari Pasinato a volte, perché viene nella cittadella, magari viene una volta sì e una volta no, ma se no facciamo sempre baracca, insomma. Cioè, avete anche una chat tra voi del tipo, oppure ecco. Sì. Avete una chat di gruppo? Okay, esatto. Diglielo, Gabriele, che noi abbiamo avuto Scanziani e Bordone. Come ex Inter siamo. Che noi abbiamo avuto Scanziani e Bordone, che ce l'hanno detto, ci hanno ribadito questa cosa che loro si trovano e così via. Sì, abbiamo avuto, esatto, abbiamo avuto già Scanziani e poi Ivano Bordon, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere di persona, che è veramente un grandissimo signore. Ivano è veramente una persona squisita, ecco. Sì, per essere un grande portiere non è neanche tanto pazzo, perché di solito i portieri sono anche sono un po' pazzi, Invece Ivano è uno proprio garbato, noi lo chiamavamo mozzarellina e pomodoro, perché lui stava sempre a dieta quando giocava, non voleva ingrassare. Vabbè, anche Zoff era una persona probabilmente molto composta, forse più Albertosi era un portiere un pochino più... Castellini. Cazzarello, ecco. Di solito... Su 10 portieri 9 sono mica normali, perché già che si buttano per terra per prendere il pallone non è che lo fanno tutti, quindi certo. Io gli dico sempre, scherzando così, gli dico: voi portieri siete pazzi, a parte che è il ruolo più difficile che c'è nel calcio, quindi già da lì fare quel ruolo lì è importante. Gabriele, dai, digli a Nazza tre domande finali per di voi tre, dai. Così lo lasciamo. Okay. Alla mezza lasciamo, 22:30, abbiamo 3 domande finali e poi... Vai, Davide! Sì, volevo un ricordo di Mauro Bellugi, grande difensore, nonché persona dalla grande intelligenza e dalla grande simpatia. Ecco, chiede Davide un ricordo di Mauro Bellugi, persona oltre che un professionista veramente impeccabile, un grandissimo difensore, anche una persona dotata di un'ironia e di un'intelligenza fuori dal comune.
Sì, la cosa più importante era modesto, sempre sorridente, allegro, faceva un sacco di scherzi. Io ho preso un po' da lui perché negli anni che ho giocato, lui allora era al Napoli, anch'io sì. Mi dilettavo a fare degli scherzi e organizzare scherzi. No, a parte quello, eccezionale, poi ripeto, modesto, buono, con tutti, ottimo giocatore, bravo di testa, anticipava. Io lo prendevo un po' ad esempio perché io ho iniziato proprio a 14 anni nel 70, facevo raccatapalle, Inter Mönchengladbach, la partita che avevano rifatto, e lui fece anche un gol da fuori area, mi ricordo. Sì. Quindi ho un bellissimo ricordo di Mauro. Digli, Gabriele, 4-2, che segnò anche Mateus, che giocava nel Borussia Mönchengladbach, poi fece lo 0-0 di Berlino, però mi ricordo 4-2 per l'Inter. No, quella che era stata... No, scusami. Se no, anche Mateus per il Mönchengladbach. Lui Bellucci fece no, un gol. Sì, sì, no, ma fuori no, sì, no, sì. Dicevo, sì, ma... E invece per il Borussia Mönchengladbach, vediamo chi segnò. Mateus. No, non può essere Mateus. Mateus giocava negli anni 80, come può essere che nel 70 è una partita del 71, non può essere Mateus. Guarderò. Comunque vinceva 4-2. No, infatti, non avrebbe giocato 20 anni, Matteo. No. Ve lo dico. Allora. Dai, domande finali. Ma mi sembra che ha fatto gol Jair anche, no? Sì, quello sicuramente. Io mi ricordo Jair, Mauro aveva fatto gol. Non mi ricordo gli altri che aveva fatto gol. Esatto, però vediamo un attimo. Poi con allora. Il Borussia però ci fu una rivincita molto, molto amara del Borussia, che andò a vincere dopo aver pareggiato 1-1 in casa, quindi a Mönchengladbach, che andò a vincere 3-2. Ah, quella me la ricordo, mi fa male ancora adesso. Cioè, vinte due volte in vantaggio, esatto. Non faceva una catapalla. No. Sì, ricordo. Esatto, probabilmente in quella, no, ma Mateus non sì, Mateus ha giocato nel Bayern. Vabbè, vediamo un attimo. No, penso che ma Mateus c'era forse, Ma nella seconda, no, ma non nel 70. Sì. Ora vediamo, sì, esatto. Era giovanissimo. Lui sì, nel 79-84, no. Quindi nella partita quella successiva, quella del 2-3, se probabilmente Matteo. Esatto. Sì, esatto, ma non in quella del 71. Sì, mi ricordo. Sì. Allora, la partita del 7-1 segnarono Heynckes. No, lascia perdere quella del 7-1, non ci interessa. Non ci interessa. Scusa. Non esiste. Quella partita lì non esiste. Non esiste. Comunque non c'era Matteus. Non c'era Matteus. Esatto. Non si è mai disputata quella partita lì. Esatto. È un brutto sogno, Dai. Io volevo chiedere a Nazareno. E invece cosa ne pensa della tecnologia applicata al calcio, il VAR, il fuorigioco semiautomatico? Ha tolto un po' di poesia al gioco del calcio? Ecco, questa guarda, Fabio Locascio fa sempre delle domande molto, molto, molto azzeccate e molto carine. E chiede appunto se la tecnologia, quindi il fuorigioco semiautomatico, il VAR, cioè se questi strumenti tecnologici abbiano tolto un po' di poesia al calcio e anche un po' di imprevedibilità, ecco. Certo. Io per questo ultimamente, adesso che parlo di questo fuorigioco semiautomatico, per 10 centimetri semiautomatico, è proprio una cazzata proprio tremenda. Questo proprio non esiste al mondo. Da seduto che mi rivedo e guardo 2 centimetri, dai fuori gioco, annulli un gol per 2 centimetri, è una cosa esilera, proprio è inammissibile. Il calcio è stravolto così. Io sono più per la tecnologia, per vedere se è dentro, quando prende la traversa, picchia, vedi se è dentro e fuori.
E poi dopo il fuorigioco così me lo deve segnalare il guardialine o l'arbitro, ma quando c'è mezzo metro, un metro, ma non esiste, dai 5 centimetri dai fuorigioco. Stiamo un po' esagerando, io sono più per l'errore umano, ecco. Gabriele, lascerei queste cose qui importanti, esatto. Dopo lascerei queste cose importanti perché magari l'arbitro non vede. Ora non ti sentiamo, ma... esatto, sì, okay. Sì, sì, ho capito, ti abbiamo perso un attimo, ma abbiamo capito, lasceresti le cose importanti, ma dando un pochino più anche di spazio all'errore umano, comunque anche alla casualità, perché insomma, bene o male, ma come anche gli altri sport, ora anche il tennis, l'occhio di falco, cioè sta diventando lì una pallina, una volta addirittura se non ricordo male, a Corrado Barazzutti, Connors andò, scese in campo e gli cancellò il segno. Cioè, queste cose esileranti oggi non si vedono più. Gabriele, lo vorremmo avere, o Corrado o Paolo Bertolucci, li vorremmo avere. Non riusciamo ad avere un contatto con un tennista a pagarlo oro, ma ci piacerebbe, ecco, avere o Bertolucci o Panatta, poi sarebbe esilerante. Scusate questa divagazione, non so. Gabriele, allora digli che effettivamente aveva ragione, cioè Matteus non ha giocato, aveva segnato Bellugi, Boninsegna, poi c'è stato il 2-1 di Lefebvre, poi ha segnato Jair, poi ha segnato Wittkamp, il 3-2, poi Ghio all'ultimo minuto, il 4-2. Allora, Ghio all'ultimo minuto, in quel famoso 4-2, aveva segnato, quindi hai detto... Bellugi, Boninsegna, poi ha segnato Jair... Boninsegna, il 3-1, Jair, il 2-1 l'aveva segnato, mi hai detto? Lefebvre, e invece Danese. Dite che il 3-2, ok. Sì. Matteo, io avevo il 4-2 che fu... Ah, Ghio, sì. Scusa, Ghio è militare. Posso fare una domanda? Vai Fabio e chiudiamo. Dai, soldi in tasca per pagare la multa. Esatto. No, io volevo chiedere a Nazareno, siccome... No, lui non riuscirebbe a vedere la scheda che avevamo preparato, volevo sapere se si ricordava il suo unico gol segnato in Serie A. Metti la scheda? Sì. Davide, metti la scheda, sì. Così la guardiamo. Vai, allora, se lui non la vede. Sì. Metto allora. Io. Perfetto, ok. Questo ricordi l'unico gol che hai segnato in Serie A? Ci chiedono i nostri amici. Sì, a Catanzaro. A Catanzaro, sì. ero a metà campo così e c'era Facchetti e mi disse vai Zigo, vai a saltare. E allora io ho preso, sono andato a saltare perché una volta i difensori difficilmente andavano in avanti, okay? Sì. Però fa che ti fa dai stoppa io, vai te a saltare, e mi ricordo invece il corner lo batte Mazzola e io in area così saltai e feci gol, era il mio primo gol in Serie A, e nel tornare a metà campo Mazzola mi ha detto hai visto che te l'ho messa sulla testa? Mi ha detto. Ma detto che mi aveva fatto l'assist, no, Sandro? E niente, così. Però me lo ricordo molto bene, insomma. Benissimo, dai, che abbiamo sforato anche con Nazareno. Gabriele, salutalo per noi, perché non ci sente. Allora, perfetto. Allora, ti salutano tutti diciamo, gli ospiti e il conduttore. E ci ha fatto molto piacere la tua presenza e ovviamente, ecco, però lui non ti sente o ti sente piano, però ora ovviamente quando ricambierà il saluto lo sentirete benissimo, quindi un saluto affettuoso da parte dell'interista Carlo Bianchi, da parte di Davide e da parte di Fabio. Fabio non lo chiamo nemmeno l'interista perché è tifoso dell'Inter, ma è molto più sportivo di Carlo. È molto più pagato e sportivo di Carlo. Vai. I nerazzurri sono così. Bravo. Un saluto grandissimo a tutti. Grazie Nazareno, è stato bello averti con noi. Grazie. Grazie.
Grazie, buona serata. Ciao, grazie, ciao, ciao. Buonanotte, grazie. Allora, dai, eccoci qua, 22:36. Come sei messo, Fabio, con le statistiche del derby? Allora, vediamo Inter Milan e la chiudiamo. Allora, ripeto, magari andiamo avanti, che entriamo proprio nel vivo degli scontri diretti. A Milano, in casa Inter, 89 partite, 33 vittorie dell'Inter, 26 pareggi e 30 pareggi e 26 vittorie del Milan. Le reti sono 129 per l'Inter e 118 per il Milan. I rigori a favore sono 18 per l'Inter e 11 per il Milan. Nel totale sono stati 31 per l'Inter e 20 per il Milan. Le espulsioni sono state 15 per l'Inter e 11 per il Milan. I clean sheet l'Inter li ha divisi, nel totale dei derby 50 clean sheet, 25 in casa e 25 fuori casa. Il Milan invece 22 fuori casa, su un totale di 42. I giocatori in doppia maglia sono 56 e tra questi si annoverano nomi incredibili. Io ho segnato Meazza, Ghezzi, Collovati, Baggio, Ibrahimovic, Pirlo, Ronaldo, Pazzini, Crespo, Cassano, Balotelli, Seedorf. E potremmo continuare Buffon. Ancora. Sì, Buffon, il portiere, quello. Collovati lo è menzionato. Tra l'altro, domani l'Inter ha in rosa quattro ex milanisti, che sì. Sono Bellanova, Acerbi, Darmian e Çalhanoğlu. Certo. Per quanto riguarda il primato in campionato, l'Inter è arrivata 47 volte davanti al Milan e il Milan 41 volte davanti l'Inter. Andiamo avanti. Allora, la vittoria con più margine per l'Inter è un 4-0 del 2 aprile del 67. Come mai top al Maradona? Come? Asco, è sbagliata, sono i numeri top al Meazza, okay, è rimasto il Maradona. No, niente. Scusate. No, capita, ci mancherebbe. Cosa che e poi la vittoria più, purtroppo, più altisonante del Milan in casa Inter è il famoso 6-0 dell'ultimo. Sì, allenava Tardelli. Sì. Il risultato più frequente è l'1-1 che si è verificato 13 volte. I migliori marcatori sono Nirs per l'Inter, in casa 8 reti su un totale di 11, mentre in casa Inter per il Milan è Shevchenko, che ha segnato 7 dei suoi 8 gol, li ha segnato giocando tra virgolette fuori casa. Per gli attuali, gli unici ad andare in rete sono Lukaku, che ha segnato 4 reti di cui 2 con l'Inter in casa, e Ibrahimovic 6 reti fuori casa, quindi in casa Inter, sui 6. Quindi non ha mai segnato in un Milan-Inter. I calciatori più presenti sono Zanetti, con 18 in casa Inter su un totale di 36, e Paolo Maldini, 21, su un totale di 42. La media spettatori nelle ultime 56 partite è di 74.488. I due derby che abbiamo comunque menzionato sono quel famoso 6-5, fu un derby incredibile perché vinceva il Milan 4-1, l'Inter si portò sul 5-4 e ci fu il pareggio del Milan e poi alla fine riuscì a vincere l'Inter 6-5 quel derby. E poi per la gioia di tutti i milanisti ci fu quel sciagurato 0-6 dell'Inter di Tardelli. Segnato due gol con Mandini. Sì, infatti. Fu, tra l'altro, alla fine del campionato l'Inter riuscì comunque ad arrivare davanti al Milan nonostante questa sconfitta, e fu una mera soddisfazione, nulla più. C'era per quanto Cesare Maldini sulla panchina del Milan, vero? Sì. Per quanto riguarda invece un'occhiata all'arbitro, l'arbitro sarà Davide Massa, che non ha mai arbitrato il derby. 182 partite in carriera, vittorie per le squadre di casa 72, 55 i pareggi e 55 le vittorie per le squadre esterne. Ha,
ha decretato 66 calci di rigore, 34 per la squadra di casa e 32 per la casa ospite, e 35 le espulsioni, 15 e 20. Mentre per quanto riguarda il rendimento con le due milanesi, con l'Inter ha arbitrato 22 volte, 14 vittorie dell'Inter, 4 pareggi e 4 sconfitte, decretando 5 rigori a favore dell'Inter e 1 contro. Con il Milan ha arbitrato 17 partite, 6 vittorie del Milan, 7 pareggi e 4 sconfitte, 7 rigori a favore del Milan e 1 contro. Con questo abbiamo chiuso con il derby. Molto bene, molto bene. Niente, dai, che siamo quasi in chiusura. Gabriele, grafiche. Campionati degli altri. Campionati degli altri. Uno sguardo alla Coppa Italia e poi chiudiamo. È il tuo momento, Gabri, vai. Hai il microfono chiuso, Gabri. Microfono. Per quanto riguarda la Carabao Cup, quella che era la Coppa di Lega, la finale sarà tra Manchester United e Newcastle, che hanno battuto rispettivamente, ma erano già state battute all'andata in trasferta, il Nottingham Forest, che comunque ha fatto un'ottima Coppa di Lega, e il Southampton. Per quanto riguarda invece la FA Cup, abbiamo un nuovo tonfo del Liverpool a Brighton, il Brighton di De Zerbi, che dopo aver battuto seccamente 3-0 in campionato il Liverpool, lo ha battuto, ha ripetuto l'impresa anche in Coppa, in FA Cup, battendolo 2-1 in rimonta. Molto rapidamente, per quanto riguarda il campionato che riprende, appunto riprende stasera, riprendeva stasera con Chelsea Fulham. Recentemente c'era stata la gara a campi invertiti, che il Fulham ha vinto 2-1 col Chelsea. E poi non ci sono grosse 0-0 Chelsea Fulham, 4 minuti. Non ci sono grosse... Mi senti, Gabriele? Sì, 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 sì. 0-0, 4 minuti alla fine. 0-0, uno dei tanti derby di Londra, giusto? Esatto, esatto. Il turno potrebbe essere, anche volendo, sulla carta ovviamente, potrebbe essere favorevole comunque all'Arsenal, perché comunque deve andare a Liverpool a giocare sul campo di un Everton veramente messo male in classifica. Però è anche vero che il Manchester City si troverà ad affrontare un Tottenham in crisi, perché le ultime partite ok, però andiamo avanti molto rapidamente. Allora, per quanto riguarda la Bundesliga è successo incredibile, perché il Bayern Monaco praticamente ha perso altri 4 punti nelle ultime due partite. Alla ripresa del campionato aveva pareggiato fuori casa con l'Ipsia, col Red Bull Lipsia, poi ha pareggiato in casa col Colonia e poi ha pareggiato di nuovo in casa con l'Eintracht Francoforte. Quindi ha perso 6 punti su 9, ha fatto 3 punti solo nelle ultime 3 partite, e quindi, come diverto a dire io, ha perso 20 punti sui 57 disponibili. L'Augsburg ha vinto col Bayer Leverkusen stasera. L'Augsburg ha vinto col Bayer Leverkusen. L'Union Berlino dovrebbe avere vita facile col Magonza, che pure è stato battuto però 4-0 in trasferta, è stato battuto in casa 4-0 dal Bayern Monaco nella partita di Coppa di Germania, e il Bayern Monaco si troverà a giocare contro il Wolfsburg, che è un avversario a metà classifica ma comunque sempre insidioso. Andiamo avanti con il campionato francese, dove il Paris Saint-Germain si è ripreso un buon margine in vetta alla classifica, ora vanta 5 punti sul Marsiglia e 6 sul Lens, quindi giocherà una partita abbastanza agevole in casa contro il Tolosa. Si è infortunato Mbappé, che non gioca la prima col Bayern. Però, questo infortunio di Mbappé potrebbe anche creare un minimo di problemi al Paris Saint-Germain, che comunque è talmente più forte di tutti che penso non avrà problemi, anche se chiaramente siamo alla 22esima giornata, quindi 21 giornate giocate, su 63 punti comunque ne ha persi 12, che per visti gli ultimi campionati del Paris Saint-Germain è una notizia. Finiamo col campionato spagnolo,
che ha visto comunque in infrasettimana le cioè ha visto la ovviamente la vittoria del Barcellona, Barcellona contro il Betis, dei recuperi, nei recuperi famosi della partita ovviamente di quando hanno giocato la Supercoppa, e il Real Madrid ha battuto molto agevolmente il Valencia 2-0, ha regolato il Valencia. Orfano di Gattuso per la grande gioia di Ancelotti. Io spero che un giorno riescano anche tra virgolette a riappacificarsi, ma per ora la vedo ancora molto molto lontana. L'Atletico ha vinto 4-1 col Cadiz. 4-1 ecco, stasera. 4-1, quindi l'Atletico Bilbao si porta praticamente a 29 punti. Mentre la Real Sociedad è distante una vita. Una vita dal Barcellona, però comunque aveva fatto un'ottima impressione al Santiago Bernabéu, se non sbaglio, portando a casa il pareggio, se non sbaglio. Sì. Tant'è vero che il Real Madrid ha perso ulteriori due punti dal Barcellona, quindi chiaramente è un po' più in crisi, ma sicuramente un po' più in bilico la vittoria del campionato da parte del Real Madrid. Quindi direi che abbiamo finito. Grazie, molto bene, Gabriele. Molto bene. Allora, dai, 22:47, dai, ci siamo. Siamo riusciti a condurre, purtroppo Canuti non l'abbiamo potuto vedere per un discorso di wifi e così via, però l'abbiamo sentito. Spero che ora ovviamente tanto non si può avere tutto, ma col telefonino probabilmente si sarebbe sentito peggio anche lui, ma penso che l'applicazione, aver usato WhatsApp web sul computer, probabilmente, certo, non si sentiva le vostre domande, si sentiva molto piano. Peccato però comunque lui l'avete sentito bene. Sì, lui sì. Perfetto, già qualcosa. Lui sì. Bene, dai Fabio, saluti, Gabriele e poi Davide in conclusione. Sì, con le ultime grafiche. Prego Fabio. Beh, allora, se vogliamo dare un'occhiata velocissima un attimo solo. Allora, per quanto riguarda la 21ª giornata, in generale c'è un equilibrio incredibile fra l'evento gol e no gol, con 402 eventi ciascuno alla 21ª giornata. Passiamo alle partite singole. Cremonese-Lecce, nelle due sole partite non si è mai verificato il segno 2. Per quanto riguarda il derby dell'Appennino, c'è una discreta supremazia della Fiorentina con 39 vittorie contro le 13 del Bologna. Volendo dare uno sguardo ai ritardi, un ritardo possibile potrebbe essere lo 0-2, che addirittura ritarda dal 1955, ma anche lo 0-1 ritarda dal 1989. Il risultato più frequente è l'1-0, che si è verificato ben 17 volte. Di Inter-Milan comunque abbiamo già parlato, Monza-Sampdoria non abbiamo riscontri, come sempre per le partite del Monza, essendo squadra novella per la Serie A. Roma-Empoli, e qui c'è un dominio assoluto della Roma, che ha vinto 12 delle 14 partite, non perdendo, per cui gli altri due segni sono due segni X. E per quanto riguarda invece i ritardi, l'unico ritardo che potrebbe avere un certo senso è il 3-0 che manca dal 2004. Andiamo con Salernitana-Juventus, e qui c'è un equilibrio incredibile, perché c'è una vittoria per ciascuno, e sono state tutte vittorie con pochissimo scarto. Infatti si sono avuti per ben tre volte il no gol, e la media gol è di un gol a partita. Poi andiamo su Sassuolo-Atalanta, e qui devo dire che l'Atalanta riesce ad avere la meglio sul Sassuolo, anche se in casa degli emiliani, ha 4 vittorie contro le due del Sassuolo, altissima la media gol, che è di 3,33, mentre per quanto riguarda il risultato col maggior ritardo è il 2-0 del 2013. E qui diciamo che bene o male i risultati si sono verificati
con una frequenza molto distribuita. Passiamo a Spezia-Napoli, qui i due precedenti parlano di due vittorie del Napoli con una media gol di 4 reti a partita, quindi diciamo che bene o male il 2 senza 3 è il pronostico più verificabile. Torino-Udinese qui, nonostante tutto, il Torino vanti il doppio, quasi il doppio delle vittorie rispetto all'Udinese, è una partita dove invece si segna non tantissimo, infatti la media gol è abbastanza bassa, 2,16. Per quanto riguarda i ritardi, diciamo che l'1-1, ad esempio, ritarda da oltre 42 anni ed è un risultato abbastanza pronosticabile. L'1-0 invece è il risultato che si è verificato più volte, 9 per l'esattezza. Verona-Lazio invece c'è una leggera prevalenza da parte del Verona, con 10 vittorie contro le 6 della Lazio e 9 pareggi. Se andiamo a cercare anche qui un risultato da poter giocare, qua potrebbe essere lo 0-0, che ritarda dal 2 aprile dell'89, mentre è l'1-1, un altro pareggio, il risultato più frequente, 5 volte. Grazie Fabio. Vai Davide. Sì, andiamo con le ultime grafiche. Si è concluso il calciomercato, si è concluso senza i famosi fuochi d'artificio. Ecco, con un po' di malignità vi direi che il colpo del mercato l'ha fatto la Juventus cedendo McKennie. E poi eccoci qua il tabellone della Coppa Italia. Ora sono chiare le semifinali. Il Derby d'Italia sconfina anche in semifinale di Coppa Italia. Sarà Inter-Juventus. L'altra semifinale, un po' a sorpresa, Cremonese-Fiorentina. Secondo molti, Inter-Juventus di fatto diventa quasi una doppia finale anticipata, perché molti sostengono che la vincente della doppia sfida Inter-Juventus alzerà la Coppa. Io la mano sul fuoco non ce la metto, sottovalutare la Cremonese che è stata capace di eliminare il Napoli e la Roma, ecco, forse non è il caso di sottovalutarla tanto, anche perché è ultima in classifica, ma il gioco ce l'ha. E poi c'è la Fiorentina, che è sempre una brutta gatta da pelare. La Fiorentina nei 90 minuti può vincere con chiunque. Chiedo un'opinione a voi prima dei saluti finali e di chiudere. Vai Gabriele. Beh, credo, allora, la Cremonese, tra l'altro le ascendenze da parte paterna sono di là, però dico, la Cremonese chiaramente tiferà Inter, sempre ammesso che riesca a battere la Fiorentina nel doppio confronto, ma chiaramente ti riferirà Inter, perché è logico che qualora dovesse andare in finale contro l'Inter probabilmente si ritroverebbe in Europa League l'anno prossimo, perché l'Inter è, senza voler gufare, ma chiaro, è impredicato, cioè è molto più facile che ci vada l'Inter in Champions League piuttosto che la Juventus, che probabilmente dovrà veramente lottare per non retrocedere e dovrà fare un girone di ritorno da scudetto, perché altrimenti rischia veramente la retrocessione. Si vociferano di 20 punti di penalizzazione ulteriori per la questione stipendi. Non voglio mettere becco, ma chiaramente non vorrei che, e questo lo dico anche un po' polemicamente nei confronti di certe tifoserie, non vorrei che i punti di penalizzazione fossero calibrati proprio per far retrocedere la Juventus, perché questo, cioè, i punti si danno di penalizzazione proporzionati alla gravità ovviamente della situazione, ma si danno graduando una pena. Non si può pensare di graduarli in funzione della classifica che ha la Juventus, perché sarebbe una cosa di una gravità inaudita. Grazie Gabriele. Fabio? Ma guarda, io ripeto, la Juventus ha troppa necessità di vincere questa Coppa Italia. Credo che
ipotizzabile una finale Juventus-Fiorentina, anche se poi, attenzione, l'Inter non ci sta certo a perdere con la Juventus, è una partita troppo importante per, sia per la squadra e principalmente per la tifoseria. Però, ripeto, ho visto giocare la Juventus ieri sera e la grinta e la garra che ha messo contro una Lazio che devo dire invece è abbastanza spenta. Però ho visto sicuramente che la Juventus ha proprio voglia, necessità di raggiungere almeno questo obiettivo. Addirittura ho saputo che oggi è uscita la notizia che Allegri è andato su tutte le furie con Di Maria non so cosa sia successo, ma diciamo andare su tutte le furie con Di Maria, diciamo, ce ne vuole. Fabio, ti aggiungo che è uscita la notizia anche che la Juve stia pensando a rescindere il contratto di Pogba. Vabbè, quello proprio quello che è stato proprio la ciliegina sulla torta di un anno veramente un ulteriore disgraziato. Bravo. Vai Davide, chiudiamo. Tu Carlo non vuoi dire niente sulla Coppa Italia, dai, dici qualcosa. Non mi esprimo, non voglio eccitare istinti ormai sopiti. No. Fate voi. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima puntata con ospiti Filippo Galli e Canuti. Io ringrazio chi ci ha seguito e saluto chi ci seguirà in differita, perché Derby d'Italia rimane visibile sulle nostre Derby d'Italia TV. Abbiamo la grafica? Su YouTube e su Facebook. Su Derby d'Italia, il sito web e tutto quanto? Ho il banner, ecco qua. Mi hai dato una buona idea. Dalla prossima puntata preparerò una che grafica. Avevamo una cosa su... Sì. Abbiamo questo è il sito. Abbiamo il sottopancia con il nostro indirizzo per andare a raggiungere il nostro sito www.derbyditalia.it. Senti, abbiamo avuto pochi post dei nostri amici o no? No, hanno scritto. Li abbiamo passati in sottopancia. Ok. Dicevo che saluto anche chi ti seguirà in differita, perché Derby d'Italia rimane visibile su YouTube e su Facebook. Noi ci vedremo lunedì con l'ennesimo speciale Grandi Ospiti. Parleremo di Amarcord Rai. Carlo, vuoi anticipare qualcosa della puntata di lunedì, gli argomenti che tratteremo, gli ospiti che ci saranno? Sì, abbiamo questo Amarcord Rai con la presentazione del libro di Calabrese, ci sarà anche Carlo Paris, che era ed è un giornalista Rai, anche direttore di Rai Sport, e Franco Zuccalà, che sicuramente con il quale avremo un collegamento telefonico, però in presenza ci sarà Calabrese presentando il suo libro con molti aneddoti sulla Rai, sulle sue esperienze, accompagnando i vari giornalisti nelle varie manifestazioni a cui ha partecipato, e Carlo Paris che ce ne racconterà, anche perché è stato corrispondente Rai da Gerusalemme per ben 4 anni, per cui sforeremo anche magari in qualcosa di diverso dal calcio. Quindi mi raccomando, segnatelo in rosso sul calendario lunedì, quindi tra pochi giorni, alla vigilia del Festival di Sanremo, buttate il telecomando e collegatevi con Derby d'Italia per questo Amarcord speciale Rai. Per il momento è tutto, ci vediamo presto, un abbraccione da Seven, da Carlo Bianchi, da Gabriele Lucchini, da Fabio Locascio, da Filippo Galli e da Nazareno Canuti, che sono stati i nostri super ospiti della serata. Ci vediamo lunedì, un abbraccio, buonanotte e ora sigla. Ciao a tutti.